Ciao a tutti e benvenuti su Apple Italia. Con questo video andremo a vedere le principali caratteristiche del software per la navigazione di immagini e video in modalità tridimensionale Cool Iris. Si tratta di un plugin scaricabile dal sito www.cooliris.com che consente la visualizzazione dei contenuti delle pagine web in modalità tridimensionale. Una volta scaricato ed installato sul nostro computer, bisognerà riavviare il browser su cui l'abbiamo installato, ricordo che è disponibile sia per Safari che per Firefox. Apparirà questo pulsante in caso di Safari, che ci consentirà di avviarlo. Ora, per mostrarvi esattamente le funzionalità, faremo un esempio pratico. Poniamo di voler ricercare contenuti immagini Apple da Google Immagini. Penso che voi tutti sappiate che Google offre molti risultati, perché è il software di ricerca online più grande al mondo, ma magari la modalità di browsing di questi contenuti risulta scomoda agli utenti. Ecco che passando col nostro cursore sopra una di queste immagini dei risultati avremo la possibilità di avviare Cool Iris. Cliccandoci sopra verremo catapultati all'interno del software e all'immagine selezionata. Ora, qui potremo avere un overview di tutte le immagini, col trackpad e col mouse potremo muoverci agilmente, zoomando e riducendo. E una volta trovato il contenuto da noi desiderato, potremo cliccarci sopra. Il software zoomerà, avremo la possibilità di mostrare in modalità full screen l'immagine, avviare una presentazione. Inoltre, questo software ci consente di effettuare ricerche direttamente dai principali siti di ricerca per immagini e video presenti nel web. Poniamo di voler cercare dei video su YouTube. Ecco che appariranno i risultati. Non dovremo fare altro, come con le immagini, che andare a selezionare il video che vorremmo visualizzare e attendere qualche istante per il caricamento. Premendo Esc verrete riportati al vostro desktop, e vi ricordo che tutti i principali siti per la visualizzazione di immagini o video sono abilitati all'utilizzo con Cool Iris, e chiunque può abilitare il proprio sito semplicemente seguendo le indicazioni date dalla pagina per gli sviluppatori del software. Seguendo queste brevi istruzioni avrete anche voi modo di poter abilitare questo magnifico software per il vostro sito web. Grazie per aver seguito questa guida.